Sì, qui da Bluefy parte una battaglia importante che è quella dell'affermazione di un'identità territoriale legata alle alte Madonie o comunque alla cultura madonita in genere. Le aree interne potranno svolgere un ruolo importante per lo sviluppo della Sicilia, da qui si riparte con un lavoro attorno all'agroalimentare, pensando che le Madonie complessivamente insieme si salvano non soltanto facendo riferimento a Cefalù, ma facendo riferimento ad un intero comprensorio dove si può fare rete, dove si può fare sistema. Su questo bisogna far leva per rilanciare il Sud, per salvare la Sicilia e per far partire proprio dalle Madonie un'azione nuova per la crescita e per lo sviluppo. La sagra del finocchietto selvatico qui a Bluefy, una buonissima pasta dall'aspetto. Quali sono gli ingredienti? Ecco. Gli ingredienti sono finocchietto selvatico, sicuramente perché è il tema della sagra. Dopodiché c'è aglio verde, cipollette ci sono e salsicce. E poi pomodoro pure. Questi sono gli ingredienti principali di questo piatto. E fino ad ora sono molti anni che riesce bene, speriamo di continuare in questo sistema. Niente, praticamente questa idea è nata dal lavoro che manca, ho iniziato diciamo un po' dall'anno scorso a lavorarci, ho fatto anche qualcosa alla Sagra delle Verdure Antiche Isnello e sono, visto che andava bene, adesso ho fatto anche col finocchietto anche qua per Bluefy e devo dire che hanno avuto un successo, sono fatti con finocchi e resina e foglia oro. Cosa significa valorizzare i prodotti tipici del territorio madonita? In questo caso valorizziamo il finocchietto selvatico, che è un prodotto dalle molteplici proprietà curative, carminative e digestive, che è una pianta spontanea che cresce sulle Madonie e che miriamo a promuovere ancora di più nel tempo. Ho un bar qua a Bluefy e spesso faccio questo liquore al finocchietto, che è una nostra usanza. Noi mettiamo a macerare il finocchietto raccolto il giorno stesso, lavato, fatto asciugare. Lo mettiamo a bagno per 40 giorni in un ambiente oscuro, quando questo finocchietto rilascia tutta la sua sostanza nell'alcol etilico. Dopo 40 giorni lo usciamo fuori e lo aggiungiamo con ogni litro del composto che rimane, con 1 litro d'acqua e 550 grammi di zucchero, che abbiamo magari prima mescolato con l'acqua, lo zucchero, quanto poi resta un poco squagliato. E poi si uniscono questi due prodotti e dopo un giorno già è pronto, lo mettiamo nel congelatore e l'indomani mattina lo distribuiamo qua alla Sagra.